Questa è la storia di un vecchio generale, pieno di medaglie e di ricordi, e della sua governante, da sempre al suo fianco. Lei è sempre stata affettuosa e premurosa, e lui, riconoscente, le promette che un giorno tutto sarà suo. E poi lascia serenamente la sua vita terrena. L'eredità arriva puntualmente e la governante, ormai benestante, ricorda il suo benefattore, ma ha bisogno a sua volta di qualcuno per curare la casa. 2 donne, dall'aria seria e fidata, si offrono per occuparsi di tutto. Mamma e figlia accudiranno la vecchia governante. Serenamente per qualche tempo. Le due si prendono amorevolmente cura della donna, forse anche troppo. Un bel giorno un racconto. La Colf racconta di aver sognato il generale. Era pensieroso, preoccupato, e camminava. Diceva che lei doveva essere generosa e lasciare i suoi beni ricevuti in eredità a loro due. Sì, proprio a loro. La volontà del generale andava assolutamente rispettata. Ma la donna, non ancora rimbambita, chiede consiglio al suo benefattore. Il generale, dall'alto della sua saggezza, le dà un saggio parere. E la signora si regola quindi di conseguenza. Non sarà truffata dalle due colpe.